parte il forno a legno. Deve cuocere 2 ore il forno. Il pane di casa per 8 giorni già è buono, si può mangiare tranquillamente. Setacciamo la farina di grano duro. Prima. Poi mettiamo il lievito madre che si allunga. In siciliano si dice sarrepicchio o lievito. Poi mettiamo l'acqua. Lievita. Si scioglie il lievito per bene. E cominciamo a impastare piano piano. Aggiungiamo un altro pochino di acqua. Perché ancora c'è tanta farina. Asciughiamo tutta per bene la farina. E ora iniziamo a fare i nimmi. Si dice i nimmi. E questo è l'antico modo, il modo tradizionale per preparare il pane di casa. Ed è una testimonianza che noi stiamo dando a tutti gli amici di Bella Sicilia, consapevoli che sarà un momento di grande interesse, di grande genuinità. Il nostro passato, ai giorni d'oggi, ancora custodito e conservato nei più grandi valori della tradizione enogastronomica siciliana. Tanta fatica, ma la genuinità ripagherà ogni sforzo, è vero? Sì. Così si giravano le pagnotte, si girano. Ogni pagnotta si fa un segno di croce sopra, per vedere pure quando è lievito e pure per ringraziare il Signore. I mattoni devono diventare tutti bianchi, ancora sono bianchi solo sopra, vedi? Quando i mattoni diventano bianchi, il forno è pronto? Sì, ed ecco dove abbiamo messo il pane a lievitare. È quasi pronto per essere infornato. Possiamo sapere quanto tempo deve restare sotto queste coperte? Dalle 8:30 fino a ora, che ore sono? 6 ore di lievitazione. Sacono cotto e buono, santa zita, bianca e rosa come la seta. Sì, dopo che si finisce di mettere il pane nel forno, per venire buono, un auspicio per venire buono. E ci rivediamo tra un'ora per uscire il pane. E guardate, dopo più di mezz'ora, la mezza rosa calata. Arriva la nostra bella Sicilia.